Elezioni nel Partito Democratico e scontro sulle candidature. Treno deragliato, è ripresa la circolazione, si indaga sulle cause. Sud Corea, rogo in ospedale, almeno 40 morti. È caos, candidature all'interno del Partito Democratico dopo lo slittamento alla prossima settimana della presentazione della candidatura di Maria Elena Boschi a Bolzano prevista per oggi. Trattative in corso tra Matteo Renzi e la minoranza del Partito Democratico. La direzione nazionale si riunirà oggi alle 16. Intanto il vicepresidente della Camera Roberto Giachetti in una lettera a Renzi ha deciso di correre solo all'uninominale rinunciando al paracadute del listino proporzionale. Dalle 6 di questa mattina è ripreso gradualmente il traffico ferroviario su due dei quattro binari della linea Milano-Brescia. Dopo il deragliamento del treno regionale avvenuto ieri mattina nella stazione di Pioltello, in cui sono morte 3 donne, altre 46 persone sono rimaste ferite, 5 di queste in moto grave, ma nessuno in pericolo di vita. Si indaga per disastro ferroviario colposo. È di almeno 41 morti e circa 70 feriti, di cui 13 in condizioni critiche, il bilancio di un incendio divampato all'ospedale di Milang, città sudorientale della Corea del Sud, il peggiore incidente nel paese negli ultimi decenni. Si presume che le fiamme si siano sprigionate dalle sale del pronto soccorso al piano terra dell'edificio principale dell'ospedale. Dopo 9 anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al Ministero della Funzione Pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. Il rinnovo è stato firmato questa notte dai ministri della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, della Difesa Roberta Pinotti e dell'Interno Marco Minniti. Questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti potete andare sul nostro sito adnchronos.com. Grazie per averci seguito e arrivederci.